Amici di Fuori Aria Calcio, con le nostre telecamere siamo venuti oggi ad immortalare quelli che sono i 100 anni della Sessana Calcio. Vediamo che cosa è successo nella città di Sessa Aurum. In gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Catturato un po' di impressioni con i protagonisti di questa città, con il primo cittadino, con il vescovo Monsignor Piazza, con il presidente Isidoro Vrola, con il tecnico Ricciardi, con il direttore sportivo Mariano Improta ai nostri microfoni. Io direi di iniziare proprio invece dal vescovo con la prima intervista. Andiamo a vedere che cosa ha detto ai microfoni di Fuori Aria Calcio Monsignor Francesco Piazza. Vediamo. Allora, amici sportivi di Fuori Aria Calcio, oggi siamo in compagnia di una figura importantissima, con Sua Eminenza Francesco Piazza. Allora, Eminenza, 100 anni di benedizione della Sessana e speriamo di godercene ancora altri 100. Beh, sicuramente un grande augurio per tutti loro. Ho potuto condividere in diverse domeniche la passione di tutta la città, dai più piccoli fino ai più grandi, fino agli anziani, e l'entusiasmo della squadra che con alterne vicende ha saputo però portare avanti un bel campionato. L'augurio mio è che possano veramente l'anno prossimo tagliare il traguardo senza playoff. Non poteva esserci giorno migliore per festeggiare i 100 anni, per posare quella che è stata oggi la prima pietra per quanto riguarda il nuovo stadio, il nuovo impianto di SES. Ho sentito la necessità di accompagnare il sindaco Luigi Tommasino per portare avanti questa richiesta ormai quarantennale. È una città con tanta passione, con questo movimento calcistico, ha bisogno di strutture, ha bisogno di uno stadio, e finalmente oggi abbiamo posto la prima pietra. È un grandissimo risultato e mi auguro che possiamo tutti vedere poi il complesso sportivo realizzato in tutta la sua interezza. Abbiamo visto anche una parte molto carina quando appunto lei, sappiamo che ogni domenica si incontrava con il bomber della Sessana e succedeva qualcosa. Sì, 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 sì. Ero diventato il talismano. Quando non mi vedevano si temeva che non andasse per il verso giusto. Poi li ho tranquillizzati perché è la loro forza, però la simpatia della presenza li coinvolgeva, li motivava. E c'era questo bellissimo scambio, l'abbraccio con il bomber, e puntualmente quando c'era l'abbraccio in piazza arrivava il gol, e allora è passata questa grande, ormai è una favola, no? Ma oggi com'è? Non ti sei visto col vescovo? Noi la ringraziamo per aver accettato questo invito, Eminenza, grazie. Possiamo dire tra virgolette buone vacanze, ci vediamo il prossimo campionato. E se Dio vorrà, speriamo di avere qualche giorno di ferie, di fermarmi un po', perché sono 2 anni intensissimi, ma sono fiero di accompagnare questa meravigliosa realtà territoriale e spero che con il cammino del mondo dello sport tutte le altre realtà possano seguire questo straordinario volano per la bellezza e la dignità di questa terra.
parole importanti di Sua Eminenza Monsignor Francesco Piazza ai microfoni di Fuori Aria Calcio. Abbiamo sentito il rito scaramantico che c'era la domenica tra lui e il capitano della formazione della Sessana. A questo punto io direi di sentire il primo cittadino di Sessa Aurunca, vediamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Allora, amici di Fuori Aria, dopo aver sentito le sante parole di Sua Eminenza Piazza, ecco con noi il primo cittadino di Sessa Aurunca. 100 anni di storia, 100 anni importanti, oggi la posa della prima pietra, un segnale per continuare ancora che per altri 100 anni minimo. Cioè, l'augurio ci sta sicuramente, il discorso è stato fatto per non lasciare nulla di intendato, perché questa storia di 100 anni diventi più lunga. L'interesse di tutti è che continui la Sessana a vivere nell'entusiasmo delle persone, anche perché è una cosa sana, una delle poche cose sane in cui abbiamo, lo sport, almeno quello dilettantistico. E noi ci stiamo impegnando perché anche gli altri campi che sono disseminati sul territorio trovino la loro naturale collocazione e termine, per cui penso che entro l'anno termineremo e sistemeremo tutti i campi sportivi di tutto il comune di Sessarunca, che è un comune grandissimo con 30 frazioni e oltre. Ecco, signor Sindaco, in una provincia dove effettivamente si soffre di carenze, appunto, di strutturali, strutture, impianti sportivi, Sessa possiamo dire che adesso, guardando con l'occhio all'Europa, si sta un attimino adeguando rispetto a quello che è il cammino generale. Sì, c'è un grosso impegno, tant'è vero che fra qualche giorno parta anche il bando per il project financing della piscina, anche questo è una cosa di 30 anni. Cercheremo di farla diventare la zona cittadella dello sport, perché ci sta già una bocciofila, c'è una struttura polivalente. Cercheremo di mettere al passo tutto perché il popolo possa poi avere uno sfogo atletico e sportivo importante. Ecco, noi nel corso del campionato più volte, non solo nei momenti importanti, abbiamo visto, così come Sua Eminenza Piazza, il primo cittadino presente. Ecco, due tifosi, due primi tifosi importantissimi. Quanto è importante avere l'amministrazione, il primo cittadino, la Chiesa, vicino a una squadra di calcio? È una cosa importantissima perché è una forza trainante notevole. Poi io vengo dalla Cisessana, io sono stato iscritto alla Sessana, ho partecipato alla cavalcata per la Serie D, allo stadio Collano stavo pure io nel campo sportivo con gli altri giocatori. Ci portiamo appresso questa passione che non muore mai e che è giusto trasmettere alle generazioni che vengono, perché ripeto, questa è una cosa bella e sana sicuramente. Oggi all'interno del teatro abbiamo visto tutte le generazioni, dal bambino alla persona veramente anziana, per festeggiare questi 100 anni. Il primo cittadino appunto l'abitante di Sessa, che emozione ha provato? Ah, grandissima, grandissima, perché dimostra che l'attenzione e la passione non muoiono mai. Dispiace un po' per il vecchio stadio, perché il Cappuccini, per chi ha vissuto la storia della Sessana, rimane nella memoria sicuramente, però è affidata alla scuola calcio e quindi anche quella struttura continua a essere utilizzata, a vivere soprattutto in memoria di tutte quelle persone che hanno dato la vita e la loro attività per la Sessana. Signor Sindaco, noi la ringraziamo, ci rivediamo a settembre. È un grande piacere, grazie. Amici di Fuori Aria Calcio, allora abbiamo sentito il primo cittadino di Sessa Aurunca, abbiamo anche visto delle immagini di come sarà il nuovo impianto, il nuovo stadio di Sessa Aurunca. Adesso invece è arrivato il momento di sentire il presidente della Sessana, Isidoro Vrola, ai nostri microfoni. Sentiamo. Allora, amici di Fuori Aria Calcio, dopo aver sentito le parole del Sua Eminenza Piazza, del primo cittadino di Sessa Aurunca, non potevamo non ascoltare le parole importantissime del presidente della Sessana, Isidoro Vrola. Presidente, allora, è un'emozione particolarissima quella dei 100 anni. Voi nel ciclo di 3 anni avete portato questa Sessana nel massimo del campionato del calcio dilettantistico, state continuando, oggi viene segnata una pagina importante con la posa della prima pietra per lo stadio. Quale giorno migliore appunto per festeggiare i 100 anni? Sì, affiancare il proprio nome al centenario della Sessana è tanta roba, onestamente, ed è un motivo poi di ulteriore stimolo a fare ancora meglio. E peraltro la posa oggi della prima pietra allo stadio rappresenta per noi un punto di partenza. Azzeriamo quello che è stato fatto in questi 3 anni
e ripartiamo. Ripartiamo consapevoli oggi di avere alle spalle un qualcosa di importante. E qual è l'obiettivo? Che cosa vogliamo fare da grandi? Crescere. Crescere in modo naturale, con l'obiettivo, ripeto, quest'anno di giocarcela di nuovo per il campionato, sapendo che quest'anno sarà un campionato, mi dicono, molto più competitivo dell'anno precedente, visto le squadre che sono scese in eccellenza. Noi, nella nostra umiltà del piccolo paesino del Casertano, continueremo, come abbiamo fatto, con il buon senso, a operare le scelte migliori per rafforzare la squadra. Noi, nelle scelte che facciamo, mettiamo sempre al primo posto l'uomo giocatore, e questo ci ha consentito in questi anni di rimanere al vertice, perché al di là delle qualità tecniche, la grande forza della Sessana in questi anni è stato l'ambiente. L'ambiente fatto da tifosi, fatto dai giocatori, dallo staff tecnico, dai soci e anche dalle istituzioni che ci sono vicine, sia quelle pubbliche che quelle religiose. Ecco Presidente, oggi voi avete raccolto in un filmato 100 anni di storia, 100 anni importanti, avete anche un osservatore speciale che è il Genova Calcio, dove vi ha scritto, dunque oggi venite guardati e osservati come una società modello. Sì, te l'ho detto, soprattutto rivedere quelle immagini, alcune per me anche nuove, è emozionante. E perciò ti dicevo, oggi esco da questa serata, da questa festa, ancora più responsabile di quello che grava sulle spalle mie e dei miei soci, quello di continuare a far sì che questa società nei prossimi anni mantenga alto il valore del centenario. Avere una squadra che ha 100 anni significa, ripeto, che dietro c'è una storia, ci sono delle testimonianze ancora di giocatori che vivono proprio per la squadra, e andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco Presidente, voi avete detto una cosa oggi all'interno del teatro importantissima per tutti i tifosi: questo titolo non verrà mai ceduto a nessuno, perché non vogliamo spezzare i sogni dei ragazzini. Beh, questo dovrebbe essere il ragionamento semplice che dovrebbe dimorare in tutti, però io rimango sempre perplesso quando, non voglio fare polemica, però quando la Lega consente che i titoli siano delle farfalle, vanno da una città all'altra, non è questo lo spirito a livello dilettantistico, poiché a livello dilettantistico esiste la passione, l'amore per lo sport. È impensabile che un titolo possa andare da una città all'altra, ripeto. Noi lo porteremo sempre avanti. Nel momento in cui non avessimo la forza di portarlo avanti, lo consegneremo sempre alla nostra città, a chi vuole farla. Ma ripeto, ogni squadra è legata al paese e non si può rovinare il sogno di ragazzi. Che... Allora, dopo il Vescovo Piazza, dopo il primo cittadino di Sessa Aurunca, dopo il presidente Isidoro Vrola, è il momento di scendere in campo con il tecnico Riccardo Ricciardi della Sessana e il suo direttore sportivo Mariano Improta. Vediamo ai nostri microfoni in questa lunga intervista. Allora amici di Fuori Aria, siamo in compagnia di due artefici, di due attori principali. Alla mia destra, tra virgolette, Mariano Improta. Ciao Mariano. Ciao, buonasera. Alla mia sinistra invece il buon Riccardo Ricciardi, tecnico della Sessana. Io direi di iniziare da Mariano, ma non per giusto per anzianità. Allora Mariano, oggi è una giornata di festa, una giornata bellissima, si festeggiano i 100 anni della Sessana Calcio. Quale giorno migliore per la posta della prima pietra? Finalmente oggi l'amministrazione vi dà una casa. Sì, diciamo poi che io ho vissuto un po' l'iter burocratico nei due anni della mia venuta qua a Sessa del progetto campo, e devo dire che anche per me, che non sono di Sessa, è una grande soddisfazione, perché io ho sempre detto che la Sessana deve avere la sua casa, non peregrinare come abbiamo fatto l'anno scorso. In buon Riccardo si è dato da fare facendo allenamenti a orari indegni per una squadra di calcio, avendo anche accanto persone come i nostri calciatori che non hanno mai fiatato, capendo le difficoltà di non avere un campo. E questo è merito di Riccardo, dei giocatori, dei calciatori che non hanno fiatato, dove siamo andati a fare l'allenamento. Allora Riccardo, finalmente
vi viene data una casa, un campo di gioco, il sogno di ogni allenatore, di ogni calciatore, il campo di gioco, finalmente finisce il pellegrinaggio. Io lo spero che i lavori vadano avanti, perché poi gli leader burocratici dei comuni, delle società che fanno i lavori, sono sempre abbastanza lunghi. La promessa del Presidente è questa qua. Noi l'anno scorso, tu hai detto bene, abbiamo fatto veramente gli zingari, tra parentesi, perché abbiamo raccattato tutto quello che c'era nel territorio per andarci ad allenare, purtroppo, in orari che non ha detto Mariano, che erano inspiegabili per una squadra di calcio. Però sembra che questa cosa sia finita, abbiamo questi 3-4 mesi di pellegrinaggio, poi finalmente torniamo a casa. Normalmente io in questo associo anche il pensiero dei tifosi, perché noi abbiamo fatto allenamenti sempre al di fuori di quello che è il campo di gioco, e quindi con tutte le problematiche del caso, e poi citavo i tifosi, perché poi loro in effetti sono venuti sempre fuori casa, quindi un plauso a loro, che veramente hanno fatto, si sono sobbarcati chilometri per venire a vedere, veramente armati di grande passione. Quindi io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo trasmesso un attimino alla città di Sesta Lunga. Qui Riccardo, ricordo la mortificazione di circa un mese e mezzo fa, poco prima della gara con la Vibonese, di Mariano Improta, quando doveva con mortificazione giustificarsi con i responsabili della Vibonese, che non poteva dargli il campo per la rifinitura perché anche loro erano ospiti di una struttura. Esattamente, sì. Io volevo prima di tutto aggiungere un'altra cosa, quella che diceva Riccardo. Qualche volta che abbiamo fatto qualche palzo falso, qualche risultato che non veniva, un periodo negativo, non ci siamo mai appellati né noi né i calciatori alla scusa del campo di calcio. Sapevamo che non era questo la scusa per la mancanza dei risultati, ci siamo detti, lo dicevamo tra di noi, così, però non è stata mai una nostra scusante, anzi forse questo si è spronato di più a fare meglio. E alla fine i risultati ci hanno premiato, il nostro impegno. Volevo ritornare a quello che dicevi tu per la Vibonese, quel discorso che noi facemmo l'altra volta a Mondragone, loro l'hanno recepito nel modo migliore. Anche stamattina abbiamo avuto messaggi di saluti e di auguri da parte della Vibonese, abbiamo stretto una grande amicizia con questa società, è una cosa che ci fa a noi onore. Sono belle sentire queste parole, speriamo appunto, come ha detto Riccardo, però sono d'accordo con quello che hai detto prima. Io nelle varie interviste che abbiamo fatto con Riccardo Ricciardi, nelle sue interviste, quando è andata male, parliamo sempre delle gare negative, lui non ha mai dato la colpa al campo. Ricordo una parola, disse: non è andata, oggi non siamo andati, oggi non siamo stati la Sessana, la mia Sessana come la voglio. Sì, perché poi in effetti sul campo si gioca in due squadre, no? Quindi se le difficoltà ce le abbiamo noi, ce l'ha pure la squadra avversaria. Le partite si vincono, si perdono, non c'è nulla di scritto nel calcio, io lo dico sempre. Quindi dare la colpa a qualche cosa che è un fattore esterno a quello che magari non interessa con il calcio, a me dà fastidio. Il campo, il sole, il vento, sono problematiche che subiscono tutte e due le squadre in campo, quindi sono appellativi che sinceramente io non cerco di non mettere mai in mezzo, perché non servono. Le partite, ripeto, si devono giocare, poi alla fine si fanno i conti. Riccardo, chiudiamo questa intervista. Il tuo pensiero ai tifosi della Sessana per questi 100 anni? Io ho detto unici, l'ho detto dal primo giorno, perché abbiamo fatto un percorso insieme e nei momenti di difficoltà ci hanno dato veramente una mano. Questa squadra era stata strutturata per fare un campionato tranquillo, tutto forse quello che è venuto in più ce l'hanno trasmesso loro, nel vero senso della parola. E io ho due fotografie davanti agli occhi: la partita a Vibo Valentia, dove ci hanno accompagnati in 300 persone, gente di 60-70 anni che si sono sobbarcati un viaggio di 7-8 ore di pullman per venire a tifare la Sessana, e gli occhi dei bambini che sono venuti nella partita della Vibonese negli spogliatoi a fare il tifo per i ragazzi. Quelle rimangono due cose che io non dimenticherò mai. Ne sa qualcosa il nostro Nerone, il nostro amico Vastarella, che vi ha accompagnato in questa trasferta a Calabra. Mariano, chiudiamo questa intervista anche con te. Il tuo pensiero di direttore sportivo di questa Sessana verso la tifoseria? Ma no, io ti ripeto, lo dico sempre, io il mio approccio qua a Sessa è venuto causalmente. Sono entrato, sono venuto, mi hanno accettato, mi hanno voluto bene, mi vogliono bene.
Io ti dico solo una cosa, dopo la partita, un episodio per farti capire quanto si ha il rapporto con le persone qua. Io faccio calcio da 40 anni, sono andato a casa dopo la Vibonese, sono entrato dalla porta, avevo un viso tiratissimo, gli occhi lucidi, mia figlia e mia moglie mi hanno accolto. Hanno detto solo due parole: questa squadra ti è entrata dentro, non ti è mai successo. Questo è il mio rapporto che ho alla città e con i tifosi di Sessa. Allora, amici di Fuori Area Calcio, 100 anni di storia portano anche la firma di Luigi Mazzi, giocatore che segnò al Collana per la promozione in Serie D. Una data importante, un gol importante, oggi presente per festeggiare i 100 anni della sua Sessana. Sì, certo, sono contento per questa manifestazione perché ricorda le buone cose che sono state fatte nel passato. E questa società riesce a farlo continuamente, passato, presente, futuro. Il suo augurio per questi colori quale vuole essere? E purtroppo ho la mentalità vincente perché io venivo dalla Juventus, vincere. È un calciatore che quando scende in campo ha tanta voglia di lottare. Io a questa domanda vi faccio una sola risposta. Io mi sono rotto tibia e perone. E sono stato ingessato quei tempi per 6 mesi. Tolto il gesso, dice non gioco più. E io ho detto smetterò di giocare perché voglio io, non perché mi sono rotto. Così andai a fare l'allenatore e giocatore a San Castrese. A San Castrese ho fatto 10 mezzi tempi, 12 gol. Per me il gol era una cosa normale. Ero molto furbo, non molto tattico, ma molto furbo e tecnicamente valido, avevo due piedi. Di questa Sessana di oggi, le piace? Quanto le piace? Devo dire che mi piace Dino Fava, che anche quest'anno ha peccato un po'. Dino Fava, io lo prendevo alle 6:30 di mattina, andavamo a fare le prove a Roma, a Firenze, a Bologna, con il pulmino della scuola calcio, quindi so bene cosa vuol dire fare. Lui, seguendo le mie istruzioni, la mia cosa, era uno che apprendeva subito, ha approdato in Serie A, in poche parole. Allora, amici telespettatori di Fuori Area Calcio, siamo arrivati alla conclusione di questa importante giornata. 100 anni della Sessana Calcio, 100 anni appunto sono passati. Noi facciamo gli auguri ai tifosi gialloblè, augurandogli ancora altri 100 anni di sano sport e di divertimento. Fuori Area Calcio è stata presente per festeggiare questi 100 anni grazie al nostro Marco Cestaro, Vincenzo Vastarella, Vincenzo Salzano per il contributo tecnico. Da Sessa Aurunca, Francesco Cascella per Fuori Area Calcio è davvero tutto, buon proseguimento con i nostri programmi, grazie.